Ciao amici nottambuli, eccomi di nuovo dopo una settimana di influenza e un'altra settimana per recuperare la voce. Dovevo recuperare il mio vocione, ma sono tornato e ovviamente in questi giorni non ho smesso di vedere film. E ieri notte ho visto una commedia ad episodi, Di che segno sei, di Sergio Corbucci del 23 ottobre 1975. Sono 4 episodi, li commento nell'ordine di visione. Sono montati in maniera separata e non intrecciati. Primo episodio, con Paolo Villaggio nel ruolo di Dante Bompazzi, a cui viene diagnosticata una curiosa malattia. Diventerà donna. Il suo pene subirà un processo di mummificazione progressiva, lo perderà per strada, quindi bambola totale. Qui Villaggio non è ancora intrappolato nel ruolo di Fantozzi, anche se l'episodio è narrato con la voce fuori campo come in Fantozzi, finché uscì diversi mesi prima, a marzo. E diverte vedere come Bompazzi prova ad abituarsi all'idea di diventare donna. E ci sono tanti mini episodi dove lui immagina che tipo di donna sarebbe meglio essere. Una snob, una prostituta, una popolana, un intellettuale, una donna in carriera e così via. Episodio abbastanza divertente, Villaggio fraccheggia pochissimo, è abbastanza originale e poi c'è una bella ambientazione genovese. C'è un colpo di scena finale, quando Bompazzi ormai si era abituato all'idea di diventare donna, ma non vi svelo nulla. Poi episodio numero 2, c'è Mariangela Melato, Plaquette, che vuole partecipare ad una gara di ballo per vincere una moto. Come partner vorrebbe l'esperto Celentano, nei panni di Astarita Alfredo, detto Fred Astaire, un gioco di parole. Qui le gare di ballo sono un po' troppo allungate e i momenti più divertenti sono tra Celentano e sua moglie, una bella donna robusta che fa wrestling travestita da scimmione. Rischia di essere l'episodio più noioso, ma Celentano è divertente, nei panni come sempre di quello che se la tira, sarà difficile convincerlo a gareggiare, la Melato invece è sprecata. Quindi episodio per gli appassionati di balere di provincia, della serie Ballando con le stelle. Episodio un po' inferiore. Poi episodio numero 3, forse il più divertente, Pozzetto e Basilio, fa il manovale, appassionato di ciclismo, e desidera 5 milioni. Per comprarsi la tabaccheria del Zairo, il suo sogno, un'attività che potrebbe cambiare la sua vita, forse un po' monotona, proverà a convincere tutti a farsi prestare questi 5 milioni, quando poi sarà ad un passo dall'ottenerli, rinuncerà a causa del suo orgoglio per questioni di lotta di classe. Divertentissimi dialoghi tra Pozzetto e Massimo Boldi, nei panni di un collega di lavoro, ci sono anche Giovanna Ralli e Luciano Salce, ma Pozzetto al top, ruba la scena a tutti con i suoi discorsi a dir poco bizzarri. E poi per finire, episodio numero 4, Alberto Sordi nel ruolo di un gorilla e Ugo Bologna nei panni del ricco Cumenda, il commendator Bravetta, da difendere dai sequestratori. Anche questo episodio è molto divertente, quasi leggendario, forse a pari merito con Pozzetto. Sordi riprende il ruolo di Nando Moriconi, il fanatico della moda americana, visto in Un americano a Roma e Un giorno in pretura. Gli autori di quei due film, Lucio Fulci e Sandro Continenza, fecero anche causa perché il personaggio venne ripreso senza accordo tra le parti. Da notare anche che film dopo film però il suo nome cambia leggermente, a volte si chiama Moriconi, altre volte Mericoni, o anche Meniconi, se non sbaglio. Comunque qui Moriconi è invecchiato e l'idea di fargli fare la guardia del corpo è originale. Ovviamente Sordi ha 20 anni di più e potrebbe sembrare poco credibile nel ruolo, invece questo secondo me aumenta l'effetto comico. Ugo Bologna è una spalla perfetta, i due trovano un equilibrio molto divertente, con il solito contrasto milanesi-romani, ma anche ricco-proletario. E Cumenda dovrà subire tutte le manie di Moriconi, anche qualche schiaffone. Sordi esuberante più che mai con i suoi metodi spicci, rozzi, ma poco efficaci, poi vedrete il finale. Per Moriconi sarà una pacchia, si sbatte la cameriera, bella chiappona, e mangia quattro ganasce, colazione all'americana. E poi il solito inglese burino che ha fatto scuola. Quindi anche questo episodio molto riuscito è complessivamente un bel film, eccetto per Celentano e la Melato, e gli episodi migliori sono gli ultimi due. Purtroppo, devo darvi una spiacevole notizia, ma questo film ancora non l'hanno pubblicato in DVD, una cosa incredibile, peccato perché è quasi un capolavoro, e poi tra l'altro con tanti attori molto famosi. Insomma, non si capisce perché non lo pubblicano, comunque io ho una vecchia registrazione di Rete 4, per fortuna, ma quindi dovrebbe passare spesso nei canali Mediaset come Iris, Cine34 e gli altri canali associati.
Quindi per questa volta è tutto. Se volete iscrivetevi, se no fate come vi pare. Ci sentiamo alla prossima. Ciao amici nottambuli.